Una partita di basket per raccogliere fondi a favore dell'AISL di Nuoro Ogliastra, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, presieduta da Rosa Pulighedu. Una sfida che si è giocata questo pomeriggio nella palestra Acconi di Via Lazio a Nuoro e che ha visto affrontarsi all'ultimo canestro una selezione formata da Dinamo Sassari e Pallacanestro Nuoro e una squadra composta da elementi delle forze dell'ordine. È stato questo il clou della manifestazione Facciamo Canestro contro la SLA, che ha visto la convergenza di istituzioni, associazioni, società sportive al fine di dare una mano all'AISLA che da diversi anni è diventata il punto di riferimento per le persone affette dalla SLA e i loro familiari, dando supporto morale e giuridico a chi si trova ad affrontare questo difficile percorso di vita. E gli atleti sul parquet hanno risposto con grande generosità, lottando sui rimbalzi, provando i tiri da tre o i passaggi smarcanti, il tutto con la serenità che può dare un evento dedicato alla solidarietà a chi si trova in una situazione di difficoltà. All'iniziativa hanno dato il loro supporto l'amministrazione comunale di Nuoro, la Questura, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, ma anche l'ISRA e la Fondazione Dinamo. Poste Italiane, nell'occasione, ha preparato un annullo speciale che ricorderà per sempre questa giornata, dal momento che il timbro verrà conservato nel Museo delle Telecomunicazioni. I cori Amici del Folklore e Nugo Ramada hanno dato il loro supporto in qualità di testimonial dell'AISLA. Ma tutta la città si è voluta stringere attorno all'associazione per dimostrare concretamente il sostegno alla battaglia quotidiana delle persone affette dalla SLA.